La città di Vittorio Veneto ha festeggiato la festa dell'Unità d'Italia con una manifestazione in Piazza del Popolo. Molte le presenze sul palco delle autorità, l'assessore alla cultura Michele De Bertolis, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, assieme ad altri sindaci del territorio. Il senatore Maurizio Castro, nonché rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed Arma. Buona la partecipazione di cittadini vittoriesi, di ogni età, con il tricolore alla mano, hanno intonato l'inno nazionale. Momenti solenni, l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei caduti. A conclusione della celebrazione, una pattuglia di aerei storici ha sorvolato il cielo. Vivi TV ha raccolto le testimonianze di alcuni rappresentanti delle forze politiche della città presenti alla giornata. Io sono qui, oltre che sul piano personale, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, in quanto Vittorio Veneto nella simbologia, nella mitologia, nella mitografia italiana svolge un ruolo non certo secondario ed è giusto quindi dare un segnale di presenza. È doveroso essere in piazza oggi perché è la festa dell'Italia, è la festa di tutti noi e in particolare è la festa di Vittorio Veneto che porta il nome proprio del re d'Italia e che si è unificato proprio in seguito all'unificazione dell'Italia, che ha avuto una importanza fondamentale nella Prima Guerra Mondiale e nella Resistenza. Chi più di noi rappresenta l'Unità d'Italia? È un valore questo dell'Unità d'Italia che penso debba essere condiviso da tutti gli italiani e anche da tutti i vittoriesi. Noi abbiamo avuto due cittadini caduti in quegli anni, due garibaldini, e per cui da allora è nato per i vittoriesi ancor più questo valore per l'Unità d'Italia. Siamo stati presenti allora, siamo stati presenti nella fine del Risorgimento con la battaglia di Vittorio Veneto e il 4 novembre del 18 è un'altra tappa fondamentale dell'Unità d'Italia, e è per questo motivo che noi come forza politica e io in prima persona come consigliere capogruppo in consiglio comunale ho chiesto e ottenuto dall'amministrazione l'apertura straordinaria oggi del Museo della Battaglia. Beh, indubbiamente non potevamo non esserci, come non potevano esserci tutti questi cittadini che credono in questo valore e che vogliono ricordare qui in piazza questa ricorrenza che è nel cuore di tutti. Sicuramente è un anniversario importante. Io sono vittoriese, orgoglioso di essere vittoriese, ma prima di tutto sono italiano. L'Italia è uno dei paesi fra virgolette fondatori della nostra comunità europea. Se ci sentiamo cittadini europei, cittadini del mondo, non possiamo non essere prima di tutto cittadini italiani. Non saremo mai cittadini di un fantomatico Stato che non ha mai esistito e mai esisterà, per fortuna.